Barbara, Miss Jackson. E buon pupandoli, io sono Arianna Bradford. Oggi non ci sarà un pacco di Amazon, non sarà un pacco di Amp, non sarà un pacco di Wish, bensì parliamo di un loot create, come potete leggere in questo caso di un loot gaming. Ho deciso di provare questa nuova tipologia, appunto un mystery box, e vorrei vedere se a voi piace. Vediamo un po', iniziamo a prenderlo. Trac fatto. Allora, ovviamente non guarderò, prenderò a caso ciò che capita. Per esempio, prendiamo questa qua, la prima cosa, un cappellino. Ok, di Fallout. Non ci ho mai giocato, però sai, ci può stare, è carino. Infatti qua c'è la scritta. Va bene. Poi cosa ho sentito? Questo che cos'è? What? Ah, è di Bioshock, bellissimo, adoro. Una statuina che ora andrò ad aprire. Vediamo un po'. Non mi ricordo il nome del personaggio, perché io a Bioshock ci giocavo quando ero piccolissima. Avevo tipo sugli 8 anni. Beh, oddio, piccolissima no, però insomma ero piccina. E eccola qua. Mi è sempre stato però un po' antipatico sto personaggio. Però è bella. Cioè, sono felice di aver trovato questa statuina, comunque tutto sommato. Poi andiamo avanti con le nostre cose. Sento qualcosa di quadrato, potrebbe forse essere un libro. Un quaderno. Wow. Vediamo un po'. Non so di che cosa. Oh mio Dio, ok, ho letto dietro The Last of Us. Cosa? Sei serio? Oh mio Dio, che figata! Quindi lo apro e c'è qualcosa dentro. No, ok, praticamente ci scrivo io quello che voglio. Ci sta con appunto il simbolo, più o meno un po' si vede, bello, e mi piace anche, sembra cuoio, credo sia cuoio, è molto morbido, mi piace, sono felice. Poi andiamo avanti con le cose, ok, qualcosa di piccolo, che cos'è? Ah, credo sia di Assassin's Creed un bottone. Vediamo un po'. Non so cosa. Un appuntino, un chiudi. Sì, infatti è di Assassin's Creed. Che non linciatemi, ce l'ho il gioco, ma non ci ho ancora giocato. Comunque è molto carino. Poi andiamo avanti con le cose. Sento qualcos'altro di abbastanza piccolino. Horizon. Allora, io ho comprato il videogioco poco tempo fa e avevo intenzione di portarlo sul canale. Quindi appunto questo è uno spoiler che vi ho fatto. È anche una cosa che avrà a che fare con me, perché appunto ho intenzione di portare Horizon, non l'ho mai giocato. E quindi appunto ci sta, sono felice di averlo trovato. Vediamo un po', è un portachiavi figo, però questo mystery box. Ok, track è fatto. È bella anche la figura, no, così che ti mettono. Eccola. Oh, stavo per cadermi. Eccola qua. Oh mio Dio, riesco a girarla, giuro. Vabbè, con tutta la scritta. Ma si può tipo aprire? Sembrerebbe, ma non credo. Boh. È strano.
proseguiamo. Cos'è un poster? Un libro? Sì, un poster. Ok, vediamo un po'. Abbiamo. Oh mio Dio, sta venendo qualcosa di enorme. Allora, da questa parte Fallout. E invece di qua c'è qualcos'altro. Ok. Quello che potevamo trovare, credo. Allora, sì, potevamo trovare, c'è scritto qua, uno dei due cappellini. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Uno dei due cappellini e abbiamo trovato questo. Poi, di Fallout o Monster Hunter. Poi potremmo trovare la spilla, diciamo, di Assassin's Creed o di Fallout. E poi infine la statuina di Bioshock. Oh, cosa sono? I calzini? No, io avrei voluto tantissimi calzini, che peccato. E poi appunto in esclusiva il ciondolo di Horizon Zero Dawn e il quaderno di The Last of Us. Mi piace. Adesso rifacciamolo su. Sarò in grado di farlo su. Vediamo un po'. Mamma mia, la potenza ce l'ho fatta. Vediamo. E poi basta. Però è bella la scatola con anche la fantasia che c'è dentro. Wow, figa. Ricapitolando, vabbè, questo portachiavi Fycosh. Poi la spilletta, la statuina e il quaderno, logicamente è bellissimo. Non so cosa ci andrò a scrivere, però mi piace, approvo. E infine il cappello che adesso andrò a aprire. Cos'è quel tipo di cappello col cinturino? Capisco. Aspetta, io ho la testa piccolina, però ho un gran cervello. Oh, non ho mai capito come funzionano questi cappelli, però nonostante ciò, wish, mettiamolo. Buongiorno. Vabbè, ora l'ho messo un po' così a caso, però più o meno, insomma, vabbè. No, forse riesco a metterlo, wait. Questi cappelli d'oggi così difficili da mettere. Oh, bevo scherzo. Vabbè, mi è un po' larghetto, però, onestamente. Però, che ne dite? Mi piace. Ah. Vabbè. A me è piaciuto comunque questo loot create. Cioè, c'è da dire che però l'ho ordinato in realtà già da 2 mesi e mi è arrivato solo adesso e vabbè. Però ci sta, secondo me è molto carino. Fatemi sapere se volete altri mystery box, appunto, sempre da questo sito. E mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ciao!